Improvviso musica di guarigione al pianoforte. Moltissime persone, grazie a questa esperienza unica, hanno ottenuto remissione da malattie di ogni tipo, anche quelle diagnosticate come incurabili. Si sono riunite famiglie che erano divise, aziende in crisi si sono risollevate. Molti hanno iniziato a vivere più pienamente, scoprendo la propria vocazione innata e risolvendo schemi di fallimento e autosabotaggio cronico. E questo lavoro lo propongo nella forma di concerti, seminari e sessioni individuali. Il sogno di questi concerti, la visione, è di dare l'opportunità all'umanità di unirsi al di là del razionale, al di là delle parole, che spesso ci allontanano l'uno dall'altro. Cosa succede in pratica a questi concerti? Invito i partecipanti ad aprirsi ognuno a suo modo, ognuno secondo la propria sensibilità, la propria religiosità, la propria spiritualità, la propria filosofia, a quanto di più grande possiamo immaginare. Dopodiché inizio a suonare, anch'io seguendo più che dirigendo, improvvisando completamente, la musica accompagnata a questo movimento di apertura consapevole, intenzionale, a un'intelligenza che trascende la nostra comprensione razionale. I seminari sono un'opportunità straordinaria di andare in profondità su tematiche specifiche o strutture specifiche della nostra natura. E grazie a questo guardare noi stessi è possibile aprirsi a dei movimenti di integrazione che non sarebbero accessibili altrimenti in maniera così completa. Lavorando in gruppo, i doni di uno vengono condivisi con tutti i partecipanti. Questo rende molto più facile lasciare andare i nostri giudizi, i nostri sensi di colpa, di immeritevolezza, trascendere le limitazioni di una personalità che guarda sempre il proprio microcosmo interpretandolo come più grande di quello che è. Ecco, per esempio in questo caso la musica aiuta il gruppo a sostenere una concentrazione per periodi di tempo più lunghi. Davvero, la mia esperienza di grande meraviglia e stupore è quella di osservare come la musica accorci i tempi e renda possibile anche a persone con poca esperienza di andare in profondità molto in fretta. E allo stesso tempo ci mostra senza fretta, ma con sicurezza, la possibilità che ci è offerta dietro l'angolo. E quindi la nostra anima si trova a poter avere una visione espansa di noi stessi e a poter fare una scelta più semplice, più sicura. A volte mi sento chiamato a usare le costellazioni multidimensionali che includono il campo familiare, ma allo stesso tempo tutti i campi di coscienza della natura umana, della comunità umana. Incoraggio sempre tutti i partecipanti ai seminari, ai concerti, chi mi chiede delle sessioni individuali, di seguire il proprio cuore, sia nel proseguire con me se lo ritengono necessario, se lo sentono, sia nello scegliere i percorsi concomitanti che sentono come più adatti
a risolvere la propria situazione. Ognuno di noi ha il suo percorso, sacro e intoccabile, ed è difficile prevedere come, dove, quando la guarigione arriverà al suo completamento. Le sofferenze dell'umanità, condizioni di salute o sociali difficili, a volte disfunzionali, in cui viviamo, non possono essere risolte solo da un punto di vista. Ed è necessario che ci apriamo a collaborare.